Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Katia Ricciarelli, ex Grande Fratello e soprano di fama, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera ricca di polemiche e rivelazioni. La cantante ha criticato senza mezzi termini i suoi colleghi del volo, definendoli una parodia e sminuendo le regine dell'estate Elodie e Annalisa. Inoltre ha parlato della sua lunga relazione con Pippo Baudo, svelando gelosie e sospetti che hanno portato alla loro inevitabile separazione. Durante l'intervista, Katia ha espresso il suo disprezzo per il volo, definendoli una parodia e mostrando un atteggiamento purista nei confronti della contaminazione tra lirica e pop. Ha anche criticato Elodie e Annalisa, affermando di non avere tempo per ascoltarle e di preferire artisti come Zucchero e Renato Zero. La Ricciarelli ha sottolineato che la musica vera è un'altra cosa rispetto a quella proposta dagli artisti contemporanei. Parlando della sua relazione con Pippo Baudo, Katia ha ammesso di essere stata gelosa delle donne che lo circondavano, in particolare di Brigitte Nielsen. Ha raccontato che, nonostante la loro lunga e soddisfacente relazione, la separazione era inevitabile a causa dei loro impegni lavorativi e della mancanza di dialogo. Oggi i due non sono più in contatto, ma Katia ha dichiarato che sarebbe pronta ad aiutarlo se ne avesse bisogno. In conclusione, l'intervista di Katia Ricciarelli ha suscitato polemiche per le sue critiche ai colleghi e per le rivelazioni sulla sua vita privata. La cantante ha dimostrato di avere un carattere forte e di non avere paura di esprimere le sue opinioni in modo...